la mala sanità, la santità, più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di folli, più super pensioni, più ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Ora, quando si va al centro in via Iannelli, chi troviamo? Troviamo sempre la Signora Maria. Sì. Come mai questa passione per un lavoro così difficile, stare al servizio dei pensionati? Praticamente mi sono trovata lì per caso, però mi sono talmente appassionata che veramente mi piace molto lavorare nel sociale. Sicuramente continuerò, questo sarà il mio lavoro per la vita. Lavoro per la vita, però quando arrivano i pensionati hanno sempre problemi con l'ISE, con tutto. Come fate ad accoglierli sempre con un sorriso? Ma questa è la nostra missione, insomma, lavorare per le persone, insomma, bisognose, che comunque spesso non hanno chi li aiuta, non hanno parenti, non hanno figli, magari anche persone strane, sono completamente sole, quindi si affidano a noi e noi ben volentieri gli diamo una mano. Ci ha spiegato il tuo lavoro, ma non ci ha detto il motivo per cui stamattina sei qui al banchetto. Sono qui al banchetto stamattina perché sono candidata al consiglio della municipalità Pianura Soccavo con il partito Pensionati d'Europa, quindi per portare, insomma, nel consiglio la voce dei pensionati e non solo, anche dei giovani, insomma, che praticamente non hanno più speranze e che oggi... Lo troviamo a Soccavo, Pianura, ma in realtà lui ha come riferimento Secondigliano. Sicuramente settimana prossima saremo a Secondigliano, un lancio per presentare l'incontro di Secondigliano. Ma ci presentiamo perché stiamo prendendo le firme per presentarci al Comune e per fare in modo che questo Comune sia funzionale. Per i diritti del popolo, per i diritti della gente, gente che non lavora, pensionati che non prendono soldi, pensionati che per fare una visita ci vogliono 8 mesi, però se la fai a pagamento te la fanno subito, i medicinali che si pagano, i pensionati che non possono comprare i medicinali devono morire, quindi noi siamo il partito dei pensionati d'Europa per verificare questo modo di vivere in Campania e maggiormente a Napoli, dove non funziona a Napoli né il sindaco e né il governatore, che secondo me non sanno neanche come si governa e come si fa il sindaco, perché siamo lì per il sociale. Noi arriveremo lì, se ce la facciamo, per il sociale, perché la politica è guardare i diritti della gente che lavora, della gente che fa qualcosa per gli altri. Per questo andiamo col Partito dei Pensionati Uniti. Li abbiamo provati di tutti i colori, non funziona niente. Vogliamo che questo popolo riesca a funzionare. E la politica, la distruzione di tutti. Va bene? E se votiamo per il Partito dei Pensionati Europei cambierà qualcosa, ma qualcosa di vero. No qualcosa che sono anni che ci contano chiacchiere, solo parole. Grazie ai signori che voteranno, grazie a tutti i pensionati, votiamo per noi stessi, dove troviamo quel simbolo votiamo, se no non cambierà mai niente. Grazie ancora, arrivederci. Ci siamo fermati col signor Francesco perché ci ha accennato a delle problematiche che riguardano questa municipalità. Quali sono i problemi più seri? Quindi i problemi sono che io ho già pagato tutte le 4 rate della spazzatura e abito a Pianura, via Comunale Vecchio 87G, di cui alla mia età, superando già i 75 anni, mi è così difficile buttarli in quanto non esistono proprio. E quindi né io e mia moglie ci possiamo permettere, perché anche mia moglie automaticamente ha una certa invalidità. E quindi dovessimo fare un lungo percorso di sera per buttare questi sacchetti, di cui venissimo anche rapinati. A parte la mia età, con 2 sacchetti mi può venire pure un infarto, che faccio? Vado a terra e muro, per colpa della municipalità. Non faccio il nome, perché in questo bel paese di Pianura tutti quando lo conoscono, perché a suo volere ha fatto togliere i sacchetti, io non ho capito perché. Allora, lei denuncia l'assoluta mancanza dei raccoglitori e il fatto che non c'è cassonetti che non esistano. Esatto. E non solo, e della sicurezza, perché lei la sera quando esce non si sente sicuro.
È normale, perché di sera di questi tempi ci volete che esce di sera, soprattutto le donne. Non esistono più di sera le donne a pianura che escono di sera per buttare i sacchetti, perché a buttare i sacchetti c'è un orario previsto dalla legge, dal comune di Peresse, e quindi uno si deve attenere a questo orario, altrimenti prende una bella multa. E questo presidente ha avuto il coraggio di togliere i sacchetti a Via Vecchia, soprattutto che ci sono pensionati, donne che hanno i loro 84 anni, a un certo punto si stancano, buttano il sacchetto a terra e se ne vanno, ma non è per colpa loro o per inciviltà, è proprio perché a quell'età non ce la fanno più, perché i sacchetti, cioè i cassonetti, stanno a via Padula, a via Napoli, e non è possibile che una donna a una certa età faccia un lungo percorso, incominciando da me, e poi che cosa succede? Che io ho pagato già tutte le rate, perché sono un pagatore di natura. È come se andasse al ristorante, mi siede e non mi danno a mangiare. E io pago come Totò. Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. Quello che non ho è di farla franca. Quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho